Dopo un periodo che fa riferimento agli anni 60-70 in cui, diciamo così, la grammatica veniva un po' snobbata, per usare un termine leggero, adesso c'è una maggiore attenzione anche a livello di mezzi di comunicazione. A cosa è dovuto secondo lei? Ma è dovuto essenzialmente alla consapevolezza che ci sono dei problemi di lingua che emergono e che condizionano non solo il rendimento scolastico, ma in generale la capacità di lettura di un adulto. E quindi si insiste giustamente sull'importanza dello strumento grammatica tra i vari strumenti per acquisire una buona padronanza linguistica. Come sono allora queste grammatiche sulle quali studiano i nostri studenti? Non sarebbero male in sé, però sono poco funzionali allo scopo, cioè descrivono la lingua in termini per lo più astratti, con attenzione eccessiva alle classificazioni e non all'uso, quindi andrebbero un po' ripensate gerarchizzando le informazioni e puntando sugli elementi che effettivamente costituiscono delle difficoltà nella esecuzione. Si può fare qualche esempio, anche ad uso televisivo, però qualche esempio di queste difficoltà? Per esempio nel pronome esso bisognerebbe dire con chiarezza che è un pronome che si usa solo a livello libresco e non esemplificarlo con frasette tipo il gatto di Laura è carino, esso fa le fusa, che sono frasi del tutto finte, oserei dire del tutto sbagliate, perché nessuno parlerebbe o scriverebbe così. Forse gli studenti allora la sentono ancora più lontana anche in virtù di questa impostazione, diciamo. Sicuramente è così, ma soprattutto una grammatica troppo ricca, troppo piena di cose è destinata a non essere utilizzata. Un libro di testo a scuola deve essere uno strumento nelle mani dell'insegnante, non una specie di totem che rimane lì non aperto, non sfogliato, e quindi l'eccesso di informazione, adesso prescindendo dal merito, è un elemento negativo. Come docente a livello universitario, quali sono i punti dolenti della competenza grammaticale poi dei ragazzi che arrivano appunto a livello di una facoltà addirittura umanistica? Ma ne direi due. Il primo riguarda l'interpunzione, che è carente, che invece è un meccanismo importante per strutturare un testo, soprattutto un testo argomentativo, come quelli che capita di scrivere e di maneggiare all'università. Non siamo molto distanti da Totò e Peppino, allora. Ecco, infatti, delle volte mi viene in mente quel famoso aneddoto. E l'altro, direi, è il possesso di un lessico astratto. Una parola come velleitario, per citare il primo esempio che mi viene in mente, è una parola che deve assolutamente essere conosciuta, non è una parola né rara, né preziosa, né arcaica, è una parola che ci capita di leggere in un giornale, che dobbiamo conoscere, dobbiamo conoscerne tutte le sfumature. Un'ultima domanda, nei programmi per la scuola secondaria, allora, dove bisognerebbe maggiormente insistere? Beh, intanto i programmi che si stanno compilando proprio in questi giorni per quanto riguarda l'italiano e le altre materie insistono molto giustamente sulla presenza di una riflessione, di una competenza linguistica da distendere, da spalmare, come si direbbe oggi, durante tutti gli anni scolastici. Non ci si può prendere il lusso di considerarla un'acquisizione raggiunta a livello di scuola media e poi fare altro. Non è così, bisogna che il controllo, l'esercizio sia costante in tutta la scuola.